Salve a tutti ragazzi, bentornati qui con la Sniper Productions, io sono Spadover96. Io sono Tomo97. Ci troviamo su Hound the Real Slender Game e adesso ve lo faremo, prego. Bene, allora comincerò a giocare io, farò gamer. Vai gamer. Perché paranormal non me la sento, scusate ragazzi. E noob non siamo. Noob non sono perché io giochi di Slender li ho giocati tutti, non ne ho finito nessuno, vabbè, a parte quello. No, ho finito Sanatorium e un altro lì, ed Elementary. Allora. Dio buono, guarda come è fatto. Cioè, io comincio già con lo Slender addosso, va bene lo stesso. Guarda la mano, si vede la torcia. Cioè, la grafica è ottima. È HD. Non sembra nemmeno gli altri Slender, allora adesso non è meno. Chissà quanto è grande la mappa. Allora, vediamo un po'. Un furgone acceso mi sembra logico. Proviamo il furgone. Dio buono, è più grosso il furgone che l'omino. È più grosso l'omino che il furgone. Prendi quel robo. Vediamo. Che figata! Vai. Addio, aspetta, ragazzi. Forse c'era qualcosa. Dai, fa basta. Prendi. Foto. Una foto. E le batterie. Anche le batterie. Guarda come scrive l'uno. Cioè la I. Posto dell'uno. Da va avanti. Voglio controllare che magari non ci sia Slender. Speriamo di no. Oh madonna. Dio buono. Shit, what was that? Merda, che cazzo è stato? Ma non hai visto deficiente? C'era già, avevi lo Slender davanti. Cos'era? Allora, comunque, io ho sentito delle voci riguardo a sto gioco e mi pare che io debba andare ad una casa. Una casa. Guarda, ecco la casa lì, guarda. La casa vicino è questa, a te, vicino a te. È questa abitazione. Questa. Ta 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 ta. Ma basta. Va bene. Te. Oh? Che figata. Una casa. Allora, ragazzi, comunque l'ambientazione e è spettacolare. E mi sembra di vedere delle ombre. Ci sono delle ombre. Amici tuoi, due persone. Amici tuoi Slender? Ehi, aiuto, riesci a sentirmi? Va su. Sono amici tuoi. Va su. Amici di Slender. E adesso? Vedo una foto. Ma io dove sono andati? Ma che cosa sono? Non qui. Non ci sono più. Dio buono, per la prima volta in un gioco di Slender non ero da solo. Ora mi ritrovo con due pirla che parlano. Oh, calma, Cosa c'è qui? Niente. Leggi al muro. Leggi al muro. Che cazzo è? Don't be back. Altrimenti! Oddio! Non guardarti indietro. E io l'ho appena fatto. E hai fatto molto male. E ho preso una chiave, però. E ho preso le batterie, però. Prendi le batterie, cazzo. Allora. Ok. Cos'è che c'era qua? Macchina. Mi ricorda qualcosa? Resident Evil, salviamo. No, non ho parole. In Resident Evil devi andare a cercare la macchina da scrivere per salvare il gioco e qui fai uguale. Dio buono, io sto esplorando un'abitazione ammuffita. C'è un po' di erba, nel pavimento. È muffa. Bisogna che la puliscano. Dio buono, sta a casa un po'. Quelle persone proprio hanno dei pessimi gusti. Guarda il bagno, manco. Il foglio. Non c'è manco un foglietto. Non andare a esplorare le altre cose. Però c'era una foto. Cosa 11? 11 foglietti. Salva, cazzo. Allora, io mi ricordo. Corri! Io mi ricordo che c'era. Apri! Io mi ricordo che c'era una foto. Era di sopra, ma non puoi andare. Le foto sono obbligatorie da prendere? No, forse. Boh, non lo so, non ci ho mai giocato. Le pagine poco, ma sicuro sì. Le foto! Corri! Slender, ma che te sei bevuto? Che. Non può avvicinarsi, che no? Che cosa fa intorno? Fumo. Slender, ma sei diventato un fumatore, bravo. Si è fumato il Gatorade. Ciao Slender. Corri. Senti, corri. Stronzo, ho giocato a tutti i due giochi di merda. Adesso te mi spieghi perché ti sei messo l'abbigliamento sforfarescente. Vabbè che in onda il nuovo film di 007 Skyfall, ma questo non ti autorizza a vestirti così. Si è fulminata la batteria. Ah no, funziona ancora. Aspetta, ma se io faccio così. Va bene. Abbiamo cambiato. Però tu resta lì, resta lì. Lì, Dai, vai. Cosa ti ho detto? Vai avanti, ti picchio con il foglio, Ok. Cazzo, però 11. Sì, bravo Slender, sei rimasto lì. E infatti sei rimasto lì. Adesso io vado, Cos'è? Cos'è? Ah, non trunco, niente. Di là. Da qui sei venuto, di là. Da qui sei. Ah no. Allora, io mi ricordo, allora, la casa ho preso il foglietto.
deve succedere un... Ragazzi, noi qua abbiamo visto in un defibrillatore che nel caso di morte istantanea o di infarto qualcuno si dovrà utilizzare, anche se siamo da soli in camera, quindi... Che cazzo era? Torna indietro assolutamente, vai di là. Io non ho visto niente. Neanche io. Lei è già stancato. Oh, vabbè, già stancato. Già stancato un parolone, perché in confronto agli altri Slender questo qui lo sprint ce l'ha. Si vede che è un atleta. Allora, io da quello che ho capito devo cercare... Allora, qui da dove sei venuto? C'è una indietro pola, allora noi siamo arrivati da qui. Vabbè, giustamente è meglio. Scusate ragazzi se... Ma esatto, mamma, dai. Posso capire da che cazzo di buco sono arrivato. Allora, qui io sono già stato. Che lì c'era la casa. Allora, aspetta. La mappa, devo trovare la mappa. Sempre che non ci sia. Non ti puoi strappare la mappa. Qui l'enderino lo vedo. Guarda lì la mappa. Ma qui c'è la mappa. Sei qui. Allora, lì allora andiamo vedere. Verso sinistra, andiamo su qua. Allora lì... Andiamo su di qua, lì c'è il bunker, è quello lì il bunker. Qui c'è la... Mi sa che qui c'è un'altra cosa. Io direi di andare qui. Ok, vai lì. Qui. Quello che sembra un rettangolo con le spine. Io perché, ragazzi. In effetti è un rettangolo. Io una volta l'ho giocato questo gioco, no? Allora abbiamo deciso di farci il video. Vediamo un po'. Allora, io sono qui. Devo andare al rettangolo. A destra. Il rettangolo con le spine. Andiamo al rettangolo con le spine. Non so cosa. Quello è un rettangolo con le che spine. Che cazzo è? È un rettangolo con le spine. Che cazzo è? No, è un rettangolo con le spine. Non è un rettangolo, guarda. È qualcosa. È una torre. È un faro. Ma è sempre un rettangolo con le spine. Apri. Cos'è che c'era scritto sul muro? Guarda, se non mi... Cosa c'era scritto sul muro? Infatti, c'era scritto. Don't boo. Vabbè, vai. Era la stessa cosa di prima, mi sa. Sali le scale. Tanto lo Slender non può salire le scale. Sperando. Passa quel ramo, senti Dio buono. Tanto lo Slender in fondo non può salire le scale. E non può nemmeno fluttuare. Sperando. Può fluttuare, vero? Non lo so, non ho giocato una volta così e poi mi sono fermato subito perché mi sono preso un infarto. Il foglietto di carta pesta. 10. Ragazzi, siamo a 2. 10 cos'era? Un foglietto. Ma no, era una foglia. Dai, sali. Quanto cazzo, ma che serve costruire sto muriccio dopo qui? E tanto lui non può comparire qui. Poi, vero? Che cosa ci fa una roba così in una foresta così? Infatti. Comunque ragazzi, se volete è la una mia... torre d'osservazione. Aspetta. Se volete la mia opinione, il gioco è molto fatto bene, guardate la grafica. Poi proprio è fatto benissimo, chiaramente. Anche l'unghie del personaggio sembrano andate male. Sono incredibile. Comunque se guardate, scusate la domanda, quanto cazzo è lungo? Essendo un gioco horror, non potevano fare a meno di mettere... Oh, siamo arrivati, la pioggia. Poltrone sofà. Poltrone sofà. Mi hai fatto arrivare qui per una chiave, va bene, ma anche per una bottiglia di Coca-Cola, di birra. Sono batterie, va bene. Cioè, basta, io mi deduco al suicidio. Non t'azzardare. Proprio non mi riporto. Allora, io adesso teoricamente cosa devo fare? No! Cosa cazzo è successo? Sei morto. Ma come ho fatto a morire? Io adesso... Dai, vai ancora su, resume. Come cazzo ho fatto a morire? Sei un pirla. Ma un pirla cosa, ero? Ah, mi sono scoglionato. Credo di essermi scoglionato. No, ancora qui. Oh no, la casina di me. Sei una merda. Però adesso almeno so dove andare. Devo andare all'albero con le spine. Allora, intanto sappiamo che lì c'è una pagina. All'albero con le spine. Non è un albero, è una torre. La torre, insomma. Allora, qua. Qui c'è una pagina. Vai, allora. Qui c'è un... Che ancora. Cazzo era? Vai, ancora non ci siamo stati. Allora, border. Noi siamo alla casa. Sì. Andiamo verso di qua. Dove c'è quella striscia nera che dovrebbe essere un bunker. Un triangolo, un rettangolo. Dobbiamo andare al rettangolo. Io ho giocato una volta. Penso di aver capito. Rettangolo con le spine, rettangolo. Strano. Cos'è? Cazzo è? Cos'è quella roba che vedi lì? Vai. È il furgone di prima? No. No, cazzo è? Una TV, c'è un foglio, mi sa. Foglio. Una TV. Foglio e le batterie. E che cazzo guardi di bello? Noi ragazzi. Chi è quel deficiente che guarda la televisione qui? Voglio saperlo. Noi ragazzi, è la seconda volta che si chiama di registrarlo perché la prima è andata. Chi è che guarda la televisione qui? Dio boh. Allora. No, noi sì, comunque la prima volta abbiamo provato, ma abbiamo quasi perso. No, non è che abbiamo perso, che il gioco è andato a puttane. Era troppo laggoso, non ho capito nemmeno. Allora ho abbassato un po' la grafica. Abbiamo abbassato il volume, adesso ve lo stiamo rifacendo. Scusate se la qualità è bassa. Quindi qualcosa la conosciamo per quello, non è che... Allora, qui adesso che cazzo è? Sinistra. Noi siamo qui, sinistra ci dovrebbe essere qualcosa. Quella striscia nera. Allora, lampione. Il lampione, vai avanti al lampione, poi a sinistra c'è l'entrata.
Corri. Ma no, c'è anche qualcun altro. Ok, allora sono scombinati i piani. Senti, brutto pezzo di merda, vai via di lì, per favore. Torna a guardare la televisione, c'erano i Promessi Sposi. Sicuramente il tuo programma preferito. O forse no. Va bene, io intanto Slender vado di qua, Tu però... Allora sta lì. Allora stai lì buono, Allora qui c'è un pino. Quindi probabilmente qui c'è la foresta. Qui c'è una foresta. Secondo me qua dentro c'è qualcosa. Ma vedo qualcosa. Un foglio. Vedo un foglio di carta igienica. È un Prendilo. Foglio. Pine. Vedi? Slender voleva che io trovassi il foglio. Era tutto strategico, ragazzi. Io ho fatto finta di prendere paura per poi venire qui. Che talento, ragazzi. Ma no, chiudi certe, quella bocca. Certe volte mi sorprendo veramente da solo. Adesso devo trovare una macchina da scrivere, quindi. Sì. Devi trovare le pagine prima della macchina. Oh! C'è anche qualcun altro che mi vuole trovare qui. Oh! Finito, sono sul sentiero, vero? Quindi teoricamente non potrebbe prendermi. Dove cazzo sono? Vai indietro. Niente. Senti tu, brutto figlio. Ascolta, brutto figlio di puttana. Io ti dico, te lo dico a quattro occhi. Tu adesso rimani lì. Io vado là. E tu rimani lì. Ecco, bravo, vedi, ci siamo capiti. Oh! Non ci siamo capiti. Corri. Non ti fermare. Credo che non ci siamo capiti. Bene, ascolta. Tu adesso rimani lì. Allora, io devo capire dove era. Destra, sinistra. Cazzo. Ah, la mappa. La mappa. Sinistra, il bunker, sinistra. Il bunker. Ok, lui prima era lì. E ora vai a sinistra. E non è più qui. Sinistra. Adesso noi dobbiamo andare qua. Oh yes. Allora, dentro. Allora, qui ci dovrebbe essere. Sì. Questo posto è leggermente bunker. Pine tried. Vedo dei barili. Cosa vuol dire? Non so. What the fuck? Un bunker in place, un bunker in un posto come questo? Questo qui è un po' analfabeto. C'era il papà! Mio buono! Bruttissimo figlio di puttana! Perché ti sei messo a correre? E poi fa no. Poi fanno con la testa come per dire io sono innocente. Senti, brutto figlio di puttana. No, dai. Io adesso ci riprovo. No, siamo troppo indietro. No, cosa vuoi che sia? Siamo. Cazzo, non abbiamo salvato. Siamo ancora lì. Noi ragazzi, io ritenterò fin quando. Dai ragazzi, io ritento perché vabbè, questa è l'ultima. Siamo alla prima pagina. Scusate, sono un po' scarso, ma col pezzo di. Dai, vai a giocare a me adesso. Su. No, gioco io perché non ho mai giocato. Non ho mai fatto un gameplay di Slender. Ma perché io l'ho fatto? Allora, noi qui. Cioè, allora, qui ci sono due pagine. Allora, prima c'era una pagina alla tele. Allora, lì alpino. C'è la alpino TV. C'è la TV, il pino e il bunker. Esattamente, dobbiamo andare lì. Ma allora Dio Bolo sei veramente un figlio di troia, Senti, te adesso ti levi dai coglioni perché io vorrei andare lì. Grazie. Lo okay. Prendo come un sì. Ok, allora aggiriamolo, tutto qua. Io ho un'idea. Io passo da qui. Ho un'idea, adesso io entro in casa. Sicuramente lui non c'è più. Ma non entrare. Guarda, lui adesso è laggiù. Le due persone ci sono ancora. O forse no. Ok, prima Slender eri qui. Sarai ancora qui. È ancora lì. E invece sei ancora lì. Allora, ma ti hanno fatto ritardato. Passa fuori dal sentiero, passa. In questo gioco, ragazzi, Slender è un po' ritardato. Ascolta, brutto figlio di puttana. Io lo so che tu ti piace trollare le persone. Ma passa lì fuori dal sentiero, corri. Non me ne va! Corri, non ti fermare. Sono dietro. La TV. Oddio, ho perso. Ti ho fregato. Defibrillatore. Non ridi più, vero? Torna indietro. Non ridi più. Non ridi più. Ti piace? No, scherzavo. Volevo soltanto prenderti un po' in giro. No. Sta correndo? No. Sì, ma Slender, non c'è bisogno che mi segui. Sì, ma ragazzi, ma l'avete visto? Lui mi ha seguito. Allora, qui c'è il foglio. Prendi. Le batterie, cazzo. Prendi. Corri, non ti fermare, va. Ecco, Slender, c'è il tuo programma preferito, guarda. Lì si dovrebbe essere la foresta con il foglio. Ci dovrebbe. Foresta a destra. Eccolo. Dai, lì si dovrebbe essere il foglio, entra. Anche qualcosa. Dio bolle, l'abbiamo sfinito. Scusate, ragazzi, ma io ho fatto lo sprint. Ah, ma di, cosa dovevi fare? Ti correva dietro. Dov'è il foglietto di carta pesta? So che era qui il fogliettino di carta pesta. Non farmi girare come la merda dei tubi. Dai, girati, deve essere qua da qualche parte. Io mi ricordo che c'era un grosso albero. Un grosso albero. Ci torniamo dopo, adesso vai al bunker. Cazzo.
questo. Minchia. Dio, boh, questo qui è difficile, questo episodio, ragazzi. Cioè. Ma dove, madonna, lo vedi te? Va avanti, va avanti. Stronzo, guarda, ti prende anche per il culo. Senti, io vorrei leggere una mappa. Adesso siamo davanti al bunker. Il bunker. Questo qui è il gioco di Slender più pauroso che abbia mai visto. Beh, a me per ora non mi sta facendo. Cioè, non è che fa paura, che cazzo mette parecchia tensione. Perché guardate l'ambientazione, giocare così, giocare. L'ambientazione alla madonna, cioè scusate, ma dove cazzo sei? Giocare con una grafica bruttissimo, figlio di puttana. Adesso te mi dici dove cazzo sei, così io ti posso trovare. Una grafica così rispetto alle grafiche degli altri Slender vuol dire tanto, perché allora così... il foglio non c'è più. C'è ancora. Corri. Dove cazzo? Oh, madonna! Scappa! Corri! Dietro? Rimani lì. Senti Slender, parliamo di meno, che sennò poveretti quelli lì che ci sentono abbasseranno l'audio. Ma che cazzo fai? Sì, che ce l'hai davanti. Sì. Dai, va avanti. Dai, su, Slender, senti, perché non ci cuociamo qualche salsiccia? È il momento ideale per andare alla foresta. Foresta, mi ricordo che era proprio parallelo qui. Era subito. Parallelo, era subito qui il foglietto. Ecco, infatti qui c'è il sentiero. E qui la foresta. E qui la foresta, infatti. E il foglio era subito parallelo. Subito parallelo all'asso. Eccolo! Infatti è subito parallelo. L'abbiamo detto all'unisono. Quindi Slender era tutto strategico, io ragazzi, come sei? Oh, ragazzi, siamo a 4. Ma perché l'abbiamo riavviato già una volta. Oh, senti, due. E se io tornassi alla macchina da scrivere salvo? Non mi sembra una buona idea. Vai avanti, ti ricordi quando prima abbiamo fallito, dove era il foglio? Di carta igienica? No, sì. Allora bene. Allora, noi siamo entrati da qui. Non andare a salvare, dai, poveri quelli che ci guardano. Lo so, ma noi siamo andati. Sembriamo dei nabbi, dai, vai avanti. Allora, io sono entrato da lì. E lo Slender era lì. E ora vai avanti. E lo Slender adesso non è più lì. E quindi torniamo in. Quindi va. Perché vai qua? E dove cazzo devo andare? Madonna, ma guarda che stronzo. Ok, vai avanti, entra nel bunker anche se è vuoto. Ok, tanto lo Slender è dietro. Quindi non può comparirmi davanti. Ragazzi, faremo dei tagli se l'episodio è troppo lungo. Allora, quindi lo Slender è dietro di me. Quindi non può in nessun modo possibile essere qui. Giusto? Le leggi della fisica lo provano. Dicevano le batterie, ma prendile dopo quando esci. Cazzo, sono riuscito ad entrare in questo posto desolato. Devo trovare. Senti che passi, Dio, che cazzo è? Ora devo trovare la macchina da scrivere prima che sia troppo tardi. Sembrava impossibile, ma ce l'ho fatta. Salva. Okay. Aspetta, cosa c'era nel muro? Un pene, Slender, ma perché disegni quel? Già che sei color fosforescente, ti sei bevuto il Gatorade. Madonna, ma guardalo! Ma sei una merda. Sei però una sei merda. Andato. Sei una merda. Ah, no, fai pure no. Con no, adesso basta, dai, sennò viene troppo lungo. Fai pure no con quella. Quindi, tua faccia, ragazzi, di merda. Però ti ho trollato per una volta, perché se... io ho salvato. Noi ci dispiace. Ti è, beccati questo. Ci dispiace perché comunque non siamo riusciti a finirlo. Peccato, mi dispiace anche a me. Però comunque siamo arrivati a 5. 4. E se continuassi? No, tanto no, nel bunker viene, ce n'è uno. Viene troppo lungo, viene. Va bene così, ragazzi. Abbiamo già perso 2-3 volte. Basta, dai, l'episodio è già durato abbastanza. Quindi, qui finisce questo episodio. Grazie per la visualizzazione. Ci dispiace ancora per il pessimo risultato, ma era la prima volta. Ma Slender ci ha inculato. È troppo difficile. Già erano difficili gli altri, guarda questo. Comunque, ci dispiace. Siamo comunque contenti che voi ci avete regalato una bella visualizzazione. Mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Aggiungete i preferiti, condividete su Facebook, cosa altro vuoi dire? Niente, quindi... Mangiate molti cetrioli, ecco, ho detto qualcosa. Quindi va bene, vi salutiamo, ci vediamo alla prossima, quindi ciao da Spadobo96, Isaac Tom 97, e ci vediamo alla prossima, ciao a tutti. Esattamente.